Stanno andando a fare quello che fondamentalmente nelle altre carriere, nelle passate carriere, non l'ho mai fatto. L'abbiamo beccato già una volta un regen. E quindi anche quest'anno, visto che mi sono segnato dei calciatori che si sono ritirati o che sono scomparsi fondamentalmente l'anno scorso, di riuscire a beccarli. Mi sono naturalmente segnati alcuni giocatori, alcuni di voi me li hanno anche consigliati. E vi ringrazio sempre. E vi dico sempre: scrivetemelo sotto al video di YouTube. Non capisco perché. Queste cose spesso e volentieri me le scrivete sempre o su Instagram o su Facebook, ma almeno magari le leggono anche gli altri. Comunque, allenamento, proprio capirai, non ci frega. Sapete benissimo che le coppe qui per adesso le andiamo a simulare. Caio ci ha avuto in prestito? Ok, sì. Caio ci ha avuto in prestito? Ok, ma penso sia lo stesso. Orestes e Konstantinos, ok. Vabbè, questo se n'è andato. Sinceramente era uno scarparo tremendo e quindi niente. Allora, il primo che vorrei andare a cercare è Dries Mertens. Si è ritirato l'anno scorso, giocava nel Galatasaray e vediamo se lo riusciamo a beccare. Dovrebbe essere un AT, se sì, è un AT, per cui stesso ruolo, lo sapete benissimo. Paese, Belgio. È belga, quindi e poi nella B, perfetto. Anni, andiamo a mettere sempre la stessa cosa, 16 21 ci dice bene e vediamo se tutto a posto, se lo cerchiamo. Uno soltanto è svincolato. Ma chi è questo? Ma è lui. Cioè, ce ne sta uno. Aiuta, vabbè, aiutatemi. Aggiungi la prefetta a me. Vabbè, andiamo a prendere. Cioè, scusate, ma sono un po'. C'è 18 anni, 85 attivi. Lo andiamo a prendere, cioè, voglio contattarlo, cioè, vale 65 milioni, cruciale, ma niente di meno. Stipendio, suggerito, niente di meno, tutti questi soldi li devo dare a questo. 5 anni, 5 anni di contatto a 31.000, mi stai sfondando. Sì, accetta, fa tutto, vabbè, 16.000, fa tutto lui. Allora, mi permetto di farle una controfferta, se lei permette. Noi siamo una squadra che non c'ha una lira. Se magari ci può venire anche un po' incontro, noi siamo contenti. Niente, non viene incontro su niente. Si è limato soltanto qui. Modifica, facciamo 145. Però non lo vorrei far tanto incazzare, sinceramente. Vabbè. Da dove è uscito questo? Scusate, ma a questo punto io sono curioso. E che mi dai? Mi devi dare a più 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 più. Scusami. Te l'ho becchiato. Se, ci crede che me l'hai. Cioè, 86. Da dove è uscito questo? Scusate. Vabbè, allora, certo è un in competizione con Bianchi. Non penso proprio. Voglio capire un attimo una cosa. Sto Dario Martin, da dove caspita esce? Innanzitutto, allora, Dries Mertens è nato il 6 maggio dell'87, quindi non è lui. Quindi abbiamo avuto un semplice fortuna tremenda, praticamente, perché lui è del luglio, quindi non è assolutamente lui. Vabbè, citato mi dispiace, d'altra parte siamo stati fortunati. Però voglio fare un attimo una cosa, scusate, per curiosità, ma non me la faccio vedere se è una. Non è che se tipo aggiungo un anno. No, vabbè. Allora, Mertens non l'abbiamo trovato. Però abbiamo trovato sto Dario Martin che è una bestia. Allora, il problema, sapete qual è? È che mo. Vedo che è 1 metro e. Quant'è? Lo potrei far diventare. 1,78 m. Questo o diventa attaccante e ci vendiamo l'attaccante. Perché CC non diventa assolutamente.
dobbiamo capire che cosa può fare. È abbastanza veloce, 80 di finalizzazione. Se diventasse tipo una destra sarebbe fantastico, ma penso che ci vogliono tipo 6 anni. No, 2 settimane, e lo faccio diventare una destra allora. Diventa alla destra, cioè per me è alla destra, assolutamente. 2 settimane, magari cresce anche un pochettino di più, perché obiettivamente ATT ci voleva, no, troppo tempo ATT, mentre invece COC 2 settimane, no, va bene, alla destra va bene, sicuramente lo faccio. E allora a questo punto sapete che vi dico, il dubbio è chi vendiamo tra Hwo Song o Bernabé. Scusate, sì, 46 milioni più o meno. Allora, mi vado a cercare un altro regen che praticamente dovrebbe. Perché è così lento oggi? Porca miseria. Si è ritirato l'anno scorso, sempre naturalmente. Difensore centrale, farebbe proprio al caso nostro. E anche un fantastico italiano, ma giocava. Giocava in Los Angeles. Sto parlando di Chiellini, ma dove sta l'Italia? Scusate, top 9, dai. Facciamo sempre 16-21 che ci ha portato. Va bene, ho messo tutto. Sì, vediamo che esce. La caterva di gente. Allora, Luca Battaglia sembra fa schifo. Ok, Bernardi. Lui è svincolato, non mi convince. Angelo Esposito, elevazione, materia, ma pure sono valori bassi. La velocità scatto, resistenza. Quanto c'ha in? Ma che dovrebbe essere un difensore? In difesa c'ha 50, c'è valori. Jacopo Ferrari, ma gioca nel Palermo. Ce lo segniamo. Poi c'è Leonardo Guerra, Cittadella. Non so valori, questi fanno schifo però, eh. No, questi non penso. Lombardi, questo gioca nel St. Johnstone, che non so sinceramente dov'è, però magari potrebbe essere a caso nostro. Spingiamo i preferiti. Francesco Longo non c'ha valori alti. Montolese del Bologna non c'ha valori per niente alti. Daniel Martino nell'Hertha Quakers, forse è lui, quelli che mi soddisfano più di tanto. Ma sono parecchi, Filippo Rossi no, questo è un po' meglio, siamo 70, difesa 76, mica poi tanto. Questo è un po' meglio, però non è che ci abbia chissà che valore questo Rossi, eh. Non è che vorrei tanto rischiare di prenderlo. Però non è male questo Nico. È l'unico svincolato che potrebbe essere lui, secondo me, eh. L'unico svincolato che potrebbe essere lui. Magari ci potremo buttare su quello. Questo non è male, comunque, Ricci del Regina. C'ha 21 anni però, questa è l'unica cosa che non mi ispira tanto. Vabbè, vediamo se è pure svincolato, questo dovrebbe essere abbastanza semplice da stipendio, contratto, ma c'è 17 anni, quindi promessa, no? Importante vuole essere. Vabbè, ah, ti faccio vedere, 17 anni è già importante, eh. Facciamo 4 anni, ok, va bene, accettiamo, niente casa decisoria. E ho il guadagno, sei giovane ragazzo, se siamo sui 4-5, se sempre, 4-5 è tanto secondo me, eh. Gli do anche un bel 5, un bel 30, oh. Mi sa che questa è già. Se non è lui, mi sa che abbiamo sbagliato. Vediamo che voto ci dà, dai. Sono proprio curioso di vedere che voto ci dà. Se ha, sono ottimista. Ma se non è manco A, non è. È A. È A. Ottimo affare.
È un 79. Scusate. E questo è già 79. Secondo me è lui, eh. Secondo me è lui, vuoi vedere? Avevo visto bene. Ricordo manco come si chiama. Si chiama Rossi? È lui, 14 agosto, è lui. abbiamo visto bene, il secondo svincolato, no, che secondo svincolato, quello non era svincolato, e allora lui, è regen di Chiellini, abbiamo beccato il regen di Chiellini, perché Chiellini è nato il 14 di agosto, grande. Quindi ce lo andiamo innanzitutto a migliorare a questo punto, poi ce l'abbiamo tutti quanti qua in prestito, porca miseria, vabbè. Sì. Wow, questo sta ancora fatto male. Dai, tanto qua ma non giochi praticamente più, figlio mio. Però non è che cresce. Vabbè, dai. Speriamo che cresce tanto. Certo, è lentino. Ah, che lì non era lento. 17. Miriamo un po' in velocità, dai, difensore centrale. Lo facciamo un po' migliorare da questo punto di vista. Allora, a questo punto, se guardiamo bene. Come terzini, questo ritornerà, ma comunque fa schifo. Stiamo un po' rovinati, terzini. Perché abbiamo Zakaridis, siamo un po' in sofferenza. Terzino sinistro, questo sporato. Promettiamo giusto su di lui praticamente. Quindi uno dei due, secondo me, se ne deve andare via. A questo punto manderei in prestito Harris. Poi Kaya, qua abbiamo tutti quanti in difesa, Danielino ci sta, Berlong mi convince, abbiamo Danielino, Bamba, Cobalt, Rossi, quindi sono 1, 2, 3 e 4 con Balog di qua, ci può stare, quindi non ci vendiamo a nessuno. Terzino destro, mi sa che restiamo così con Del Prato e Koulibaly. Difensore centrale, c'ho un'altra idea. Traoré lo mandiamo in prestito, sta ancora in prestito. A questo punto c'è Corona. Ok. Come esterni stiamo a posto, secondo me. Esterno destro stiamo a posto. Quindi lista prestiti, Hakuna, che tanto c'ha pure 19 anni. A sinistra abbiamo Azzapate, Azerbin. A destra dobbiamo capire chi dobbiamo vendere, secondo me. Tra Song. E lui, se noi diciamo 2 anni in meno praticamente, penalty cash pure più giovane, questo è spagnolo, se noi vendiamo a lui dai, importante, importante, ok, buona, Bernabé, l'altro rompe manco le palle secondo me, chi guadagna di più? E Bernabé guadagna poco, abbiamo il contratto, ah, Bernabé vale un sacco di soldi pure, no, ci vendiamo a lui, quindi la lista... Trasferimento. Dai, mi spiace per coreano, ma ce lo vendiamo. In attacco dobbiamo capire chi mandare via. 19, 18. No, siamo ancora coperti poco, se non in attacco. Allora, volevo cercare un altro regen che praticamente era svincolato, poi scomparso. Non so sinceramente che fine ha fatto, eh. Magari lo riusciamo a becchiare. È croato, quindi penso avete già capito di chi sto parlando. Vediamo se lo riusciamo a trovare. Due soltanto ne sono usciti. E mi sa che è anche proprio lui. C'ha dei valori stratosferici. E questo fa schifo. Eppure svincolato. Dusan Dragovic. Mi sa che è proprio lui. Dai. Certo, 1,90 m. È una bestia. Però. Qua dobbiamo stare un po' attenti. Questo ha 19 anni. L'altro c'aveva 17. Quell'altro Dario Turnover. Quell'altro gli abbiamo dato. Sì, gli abbiamo dato 16 mi pare, sì, no, 16, sì. Ignoriamo la clausola, hai visto? Porca miseria. Porca miseria, allora, controfferta, dai, sei pure, sei, cioè, non vuoi manco gioco, vuoi fare pure sporadico, vuoi fare. Che devi fare? I soldi sopra a noi, dai.
Oh, si è abbassato tantissimo l'ingaggio, accetto, dai. Si è abbassato tantissimo l'ingaggio, secondo me al prezzo suo. Vediamo che valore abbiamo con questo Dragovic, che se fosse praticamente lui 9 settembre, quindi attenzione, ci abbiamo beccato pure una bella A, quindi secondo me pure 79, secondo me Gaetano se ne va proprio a casa, perché sinceramente non mi prende proprio Gaetano, cioè l'ho fatto giocare un sacco di volte, ma... Niente da fare. Allora, vogliamo vedere se è lui, Gaetano del Prado, stai. Dragovic, fatti vedere. Siete pronti? Dovremmo sapere solamente se è nato il 9 di settembre. Se 9 settembre è lui. Ho beccato anche il regen di Modric. Fantastico, ragazzi. Il secondo regen. Abbiamo valente due regen. Allora, quindi a questo punto ci facciamo una bella cosa. Visto che abbiamo un altro CC, avevo visto che era rimasto senza squadra, ma non pensavo che se ne andasse. Ci abbiamo 1, 2, 3, 4, però sono 4. Giocano a 2. No, io penso che c'ha 24. Gaetano, lo mandiamo in prestito, dai. Voglio dare una speranza, Gaetano, lista prestiti, dai. Vediamo se lo viene in prestito. Andiamo un po' avanti, dai, vediamo se ci arriva qualche offerta. Chat, che è successo? Apprezzo la decisione, anche se sono rimasto un po' sorpreso. Mi sto guardando intorno, bella mia. Harris, credo che giocato in prestito farà bene. Siamo d'accordo. Hakuna, mi sto guardando intorno. Hakuna, Gaetano, non mi trovo bene qui. Dunque, sono felice di sapere che sta pensando di cedermi in prestito. Niente di meno. Un prestito sarebbe la soluzione migliore, Gaetano. Però, stai calmo, Gaetano. Visto che sono andato un po' a caccia anche di altri giocatori, vediamo se ne riusciamo a beccare anche un altro. Così a questo punto vediamo se possiamo anche vendere quelli che abbiamo. Ne ho trovato praticamente un altro, è uruguaiano, e vediamo se riusciamo a beccarli. Ammazza, ce ne stanno parecchi qua, Cavani pure si era ritirato ed era scomparso. Questo non c'ha. Beh, abbiamo capito più o meno i valori quali possono essere. Questo non c'ha valori. C'ha valori così così questo Olivera, João Olivera. Ma niente, c'è la reazione 85. Ferreiro di qua. Così così. Sì. Velocità di scatto, Ortega e Lucas Silva. Oh, Hiberniam. Che caspita è questa? Hiberniam. Allora, mi seleziono João Olivera perché un po' mi intriga. Svincolato. E poi non ci stanno più forti, diciamo. L'unico che è svincolato, cioè che non sappiamo niente, è lui, Lucas Silva. Preferiti al mercato. Vediamo, gioca nel Hibernian. Olivera, vogliamo provare? Vediamo bene. C'ha 19 anni, sporadico. Accettiamo. Questo pure piglierebbe assai, secondo me, eh. Però questo è l'unico che non mi convince tanto, eh. Ignoriamo la cosa. 12, porca miseria. Stanno aumentando proprio tantissimo, però, eh. Allora, vediamo se arriviamo a 9. No, guarda, il contratto allora non se lo limano mai, mamma mia, proprio zero spettacolo. Facciamo così. 11. Facciamo 48. Ok, accettato. Vediamo se è lui. Se becchiamo pure un'altra A. Secondo me è lui, eh. Quanti ne abbiamo becchiati con la A? È lui. Secondo me è lui. Da 74 però, eh. 74 è poco, secondo me, eh. Secondo me non è lui. È troppo basso per essere 19 anni, mi pare che c'ha.
Questo secondo me è un pacco, eh. Qua forse abbiamo sbagliato. Invece no, è lui, raga, è lui, 14 febbraio. Porca miseria, abbiamo beccato pure il reggente Cavani. E vabbè, dai, allora abbiamo pure il giocatore. Allora io mi fermerei un pochettino, perché stiamo beccando forse un po' troppi giocatori. La scelta offerta per il prestito di Gaetano, chi è? Crystal Palace, prestito per un anno. Allora, valore vale 10 milioni. Vale poco, secondo me, ma veramente poco. Cioè, aspettavo qualcosina in più per Gaetano. Vogliamo vedere se un anno e torna. Vediamo se cresce. Dai. Prestito un anno, dai. Lo mando in prestito, vediamo se accettano. L'abbiamo messo alla testa, tra l'altro dovrebbe anche cambiare tra poco. Olivera, piano di crescita. Ma mica ci puoi diventare anche un cambio di ruolo che mi stravolgi? No, infatti non avrebbe senso. Ho sbagliato, scusa. Non avrebbe senso fargli il cambio di ruolo. 28-7. Allora, in che cosa? Veloce sì, tiro ce l'ha un po' scarsino, non posizione di attacco, finalizzazione. Io lo migliorerei proprio lì, 8-7 troppo qui, secondo me. Concentrato tutto su quello, dribbling, un po' di velocità, sì. Più la distanza è un po' più rapace, 8. La settimana in più non fa niente. C'ha 19 anni, però non è proprio ragazzino, cioè sembra più forte, però bravo questo qua. Penso che dovevamo andare in prestito assolutamente, cioè abbiamo una caterva di attaccanti praticamente, attaccante proprio. Questo è cambiato praticamente, penso di sì, 3 settimane diventa, e questi li mandiamo tutti quanti in prestito praticamente per forza, perché sennò che facciamo? Abbiamo uno lo dobbiamo vendere assolutamente. Ondlund, vediamo se abbiamo qualche offerta. Olivera no. Offerta per il prestito di Bernabé. Acquistare proprio a Bernabé vogliono. E qua a fine che devo vendere a Bernabé, non devo vendere il coreano poi. Oddio mio, è pure più giù. No, vabbè, Bernabé no, rifiuto Bernabé, dai. Addirittura il Milan, ma vabbè, mi dispiace per lui perché obiettivamente è forte, cioè, sarebbe proprio. Facciamo così, dai. Voglio vedere quanto mi danno per Bernabé, dai. No, che scambio. Negozio, offerta, cartelle. Chi ce l'avete in. Aspetta un attimo. Chi c'hanno come scambio giocatori? Terzini. C'hanno Lodi 84. Biraghi. Jordi Alba, ma c'ha 35 anni, Madonna. Florenzi, 33 anni c'ha Florenzi. Il 624-71, Madonna santa, no, vabbè, no, vediamo. Negozio, offerta, cartellino, vediamo se ce l'hanno. 38, dai, vabbè, no, troppo, troppo. Vabbè, era evidente. C'ha giocatore bravo, sì, siamo d'accordo. Dunque, bravo, e fatti le ossa. Allora, accordo per il prestito di Gaetano. Bravo Gaetano, accettiamo l'offerta. Oh, arriva un'offerta per. Ma com'è che la Ondl non può valere? Offerta per Ondl a 14. La squadra del Cede ne sapete che è interessata a offrire Eric più conguaglio per Ondl. Chi ci vogliono dare? Scusate, allora, abbiamo due offerte. È un 72, è un CDC, c'è proprio il giocatore che non mi serve, me lo dai. Allora, lo scambio così non va bene. Assolutamente. Questi ci offrono 14.000, ma 14.000 secondo me è poco, però, non c'ha 21 anni. Mi va a trattare, dai, secondo me è poco, non. Secondo me è poco, non. Troppo poco. Anche se forse lo dovremmo vendere, eh. 10% sulla casa di vendita, 21 anni. Com'è che vale così poco? Controfferta. 16.
rischiando, eh. Oh, non si muove, 13% controfferta. Vediamo, la sto svendendo, eh. No, secondo me è troppo, secondo me è poco, secondo me non è così scarso questo, secondo me, non è così scarso, in una maniera più assoluta. Andiamo a vedere se questi ce lo danno. Allora, rimuoviamo lo scambio, negoziamo offerta cartellino e vediamo se ce ne hanno 28, dai. Anche ora, che ci vuoi dare, mo? Ma chi è? Zame, Jean-Pierre Zame. Ma no, ma non. Allora, controfferta, rimuovi, negozio offerta cartellino. Questo è cretino, non capisce. Dammene 20, dai. Ancora? No, basta. Punto morto, dai, non ci dicevo niente, sinceramente. Offerta per teso di Rafa Zapata. No, Zapata no, Zapata non me lo voglio vendere, vi dico la verità. Cioè, sinceramente no, Zapata sarà scarsino, ma rifiuto su Zapata. Ma ci abbiamo qualche scopritore, qualcuno che sta andando a caccia nel vivaio. Tra quest'anno gli incarichi, Madonna Santa. Vaglio, c'è qualcuno che dobbiamo buttare qua. Sì, questo è il potenziale. Allora, questo lo cediamo. Questo è un altro Harris, un altro pacco, però 91, 76, 16 anni. Cominciamo a guardare quelli che ci hanno. Allora, questo è un CC Ibarra, potenziale, quindi lo andiamo a cedere. Ok, terzino destro, questo ce lo teniamo. Terzino destro, 60, 17 anni. 86 non mi convince, ne sto un po' buttando per cercare di liberare un po' di spazio, perché se no non possiamo fare niente. Tutti sì, pappa, chiamiamo la pappa, c'è 17 anni, sta ancora fermo là, sai. Allora togliamo anche questo e a questo punto ci restano soltanto loro, fondamentalmente. 62 Harris, Harris, portiere. Siamo un po' inguaiati in porta, secondo me. Noi è quello il nostro problema. Però se guardo l'ufficio, ci abbiamo una quarantina di milioni e forse possiamo prendere un buon portiere. Chi è? Ah, Gaetano che se n'è andato. Ma pareva che arrivava, scusami. Dato impresso dal Crystal Palace. Non l'ho capita sta scena, comunque, fai. Erano in prestito, va bene. Possibile cambio di ruolo. Dario Martin cambia ruolo, ragazzi. Dobbiamo capire che cosa diventerà. 85, rimane sempre 85. Che peccato, pensavo che salisse un po' di più, sinceramente. Mica tanto. Allora, accelerazione buona. Io gli farei migliorare il passaggio sui cross per farlo cross. No, no, io lo farei migliorare più alla invertita 19. Vai, vai. Devi segnare, non devi fare l'area invertita, cioè non devi fare i cross. Oddio, i cross sono importanti, però è meglio che segni. Aspetta, per pezzo di bravo. Vediamo. Pezzo. Ok. Vai con Dios. Forse un ruolo in cui siamo un po' scoperti è il COC. Ancora posta?
Offerta perplessa di Aguirre, grande. Quindi andiamo a del 2 anni, addirittura. Ma facciamo un anno, perché devi andare 2 anni? Che devi fare 2 anni? Poi si scorda praticamente dove gioca. Accordo per il prestito, ok, accettiamo. Invece una guida col seguente deleghiamo, ok, vediamo se uno dei due accetta, eh. È presto, quindi dovrebbero accettare. Accordo per il prestito di Aguirre, ok. Accettiamo Acuna, deleghiamo, questi 2 anni, ok, dobbiamo solo accettare. Ok, pardon, io abbiamo il Leeds, andiamo sicuramente a simulare la partita. C'è anche De Sciglio, io giocherei così, la nostra squadra titolare, facciamo simulazione veloce. Dovremmo avere una buona squadra, 1-1 addirittura. Porca miseria, ha segnato pure Thuram, ha segnato. Vabbè, aspettavo qualcosina di meglio, sinceramente. Però. È un amichevole. Diciamo che magari ci può anche stare. Accordo per il prestito, va bene, ok, accettiamo l'offerta. E ho visto che c'era anche un'altra partita. Così, ta-ta, veloce. Madò, quanto è triste questo. Dai, mamma mia, tutti tristi, 12 mesi stai a Venezia, stai a 2 passi, stai, ma mica stai tanto lontano. Porca paletta. Offerta che abbiamo? Si ricordi di usare i cambi? Vabbè, bravo in prestito. Ok, accordo per il prestito. Ci tocca quindi accettare. Va bene. Sì, sicuramente. Infatti facciamo un pochettino ruotare la squadra. Faccio giocare sicuramente a Bamba Olivera al posto di Saxon. Qua ci andiamo a mettere Bernabé Zapata al posto di l'ho detto, secondo me siamo un po' scoperti lì in CC e Ondun al posto di Saxon. Andiamo a giocare così nella simulazione veloce. Forse dovevo mettere il terzino a sinistra e cambiarlo. Perdiamo 2-1. Chi segna? Zakaridis segna. Porca di quella miseria. Il più scarso segna. Vabbè, non fa niente, dai. Vabbè, ragazzi, io vi dico la verità. Per adesso la fermiamo qui. È vero che non abbiamo giocato, perché il giocatore è squalificato. Però abbiamo scoperto nuove cose. Vediamo di capire. C'ho nella lista anche altri giocatori. Se vi fa piacere, magari possiamo scoprire anche degli altri nuovi regen. Thank you.